Da dove dobbiamo cominciare? Dalla parte. Allora, cominciamo dalla parte dello strascico sulla polemica dei fondi alla casa di Quinto Potere. Ancora? È uno spettacolo. Cioè, ho letto delle cose che mi hanno fatto venire la pelle d'oca. Nel senso che tutti quei soldi per il gatto, quei soldi per la signora, E come vive Giovanni? Questa volta, guarda, l'avrei fatto quasi l'avrei fatto io il gesto. E come vive Giovanni? Giovanni vive... I pelati... E basta per ora. Cioè Giovanni si adegua a quello che c'è. Tant'è che oggi andiamo a fare la spesa perché io gli ho detto andiamo a fare la spesa. Non certo perché Giovanni viene a bussare costantemente a dirgli di andare a fare la spesa. Per fortuna Alessandro mi ha lasciato qualche risotto, qualche pelato, sa che è buono. Mi arrangio, non è che... Ok. Gli spaghetti all'olio, non è che... Proposto, come erano, diglielo. Diglielo, come erano. Come erano buoni? Ottimo cuoco. Ottimo cuoco. Mette l'acqua per far bollire la pasta. No, faccio come quello di Checco Zalone. Metto la pasta con l'acqua e aspetto che bolla. Ah, ok, perfetto. Ora, Giovanni, questo lo stiamo rivelando anche a lui, che lo riveliamo anche a lui. Del casino. No, lo riveliamo anche a lui. Ogni tanto riceve delle piccole donazioni e come dico sempre, mi raccomando, scrivete quando donate per qualcuno, la causale per Giovanni, per Sara, per Alessandro, per Elena, per il gatto, per chiunque, dimmi. La casuale, non la causale. La casuale ho detto. No. Ah, la casuale, ho capito. Aspetta, vieni qua, non te ne andare, che non stai bene. E dunque. Dopo questa io mi posso andare di più. Con quei pochi soldi che Giovanni riceve, noi cerchiamo di far quadrare i conti. I conti che non sono solo mangiare. Sono le farmaci. Bisogna prendere i farmaci, bisogna andare a fare la carta d'identità, ci sono altre spese oltre quelle. E quindi non è che ve li chiediamo costantemente, quando potete lo fate, lo sapete, e noi li utilizziamo sempre, questo deve essere chiaro, per la causa che volete sposare. Quindi se voi date un euro a Giovanni non sarà mai usata per Elena o per Sara o per il gatto, sarà usato per Giovanni, così come il contrario. Si può fare una causale per il sottoscritto? No, tu prendi i soldi che ti spettano e li prenderai quando ti spettano. Bravo, sei lavorato abbastanza. State calmi tutti e due. Allunghi sempre la mano. Il licenziamento partono qua, attenzione. Presidente. Beh, ma ricordati che chi paga non fa niente, sono io. Beh, capito, però chi paga sono io. Fino agli utili. Bravo. Licenzi il cassiere, tu non prendi una lira. Assolutamente. Io il cassiere, vuoi sentire? Non lo puoi fare. Fatti un esotto. Ok, allora mettiamoci d'accordo, svuotiamo il conto in modo tale che lui si attacca alla cippa. Ricordati sempre che il coltello ce l'ho io dalla parte del bagno. Dicevamo, mo dobbiamo rifarci l'identità. Un'identità nuova, possibilmente. Io ti cambierei i connotati, però, ma a modo mio, non alzare le mani perché questa cosa mi dà un fastidio. Ma vuoi essere cambiati i connotati? Come li io devo ti cambio i connotati. No, io ti cambio. I connotati miei sono bene. E dunque bisogna fare il medico di famiglia, fare la carta d'identità, il codice fiscale, la richiesta all'INPS, anzi al medico curante per poi fare la richiesta all'INPS. Quindi è un percorso particolare. Margaret si sta facendo un mazzo così, perché tutti quello che ti mando sono tutte cose che arrivano da Margaret, e quindi questi saranno giorni intensi per recuperare ciò che nel tempo, per menefreghismo e sciatteria, il mio domani e dopodomani, tre giorni di merda, No, io direi che saranno di più, appunto, però. Partiamo con tre per mo. Comunque, se vuoi Giovanni, tu sei sempre libero di andare, Dove? Dove andare? Tino, stai buono. Invece la domanda che io ti faccio seriamente adesso è quella che avevamo interrotto ai tempi di andare al Pollino. Sì, sono sei sempre intenzionato, ok. Quindi diciamo ai nostri amici che appena finisce tutta la fase di riabilitazione, intesa come medicazione, un po' di camminata per riuscire a recuperare la forza, ve lo porteremo impacchettato. No, monopattino e tutto se ne può andare. Ah, è vero, puoi andarsene col monopattino. Se arrivo che dopo domani.
già, un po'. Già dal però, policlinico allora, qua si scarica la batteria. Vuoi sapere qual è la sua speranza? La sua speranza è che nel frattempo, in tutto questo percorso, hai più possibilità di essere investito. Questo è la... No, non mi voglio così male. No. Allora, vedi, allora... Vorrei soltanto che se ne vada fuori... Lo ami o lo odi, scusa? Non li voglio bene, non lo amo e non lo odio. Quindi, li voglio... Anzi... Comunque, bisogna fare il controllo al monopattino. Bisogna portarlo a controllare quel monopattino. Che è successo? La batteria non dura moltissimo. Cioè, dura da qua al policlinico, andate e ritorno se è scaricata la batteria. Non allora, ti diciamo la verità, noi abbiamo tarato quella batteria perché finalmente possa durare da qua al policlinico, andate e ritorno, in modo tale che non te ne vai in giro a rompere le palle. No, intanto io vengo, lo carico un'ora e poi esco di nuovo, perciò è più corrente che esco in diesel. Capito? E quindi dico, ma di che cosa stiamo parlando? Ho ragione io, mi serve anche investito, non io, soltanto che saremo fuori. Andiamo a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa. Lo stai trovando in tutti i modi, ma a me non mi piglio, A te, 96,35 euro.